C'era una volta un principe vedovo che aveva una figliola molto cara, Zezolla. E pigliatasi moglie Carmosina, che era la maestra, fece una grande festa. Ora, mentre Zezolla era affacciata ad un terrazzino di casa sua, una colombella le disse: quando hai voglia di qualcosa, mandala a chiedere alla colomba delle fate nell'isola di Sardegna, che l'avrai subito. La nuova matrigna, passata a malapena un poco di tempo, cominciò a mettere in bella mostra sei figlie sue. Marito mio, guarda come sono belle le mie figlie. Cosa posso fare per loro? Beh, credo che avrebbero bisogno di una serva e secondo me Zezolla potrebbe farlo. E tanto fece con il marito che Zezolla si ridusse dalla camera alla cucina e dal baldacchino al focolare e fu chiamata Gatta Cenerentola. Un giorno il principe, dovendo andare in Sardegna, domandò alle figliastre che cosa volessero al suo ritorno e chi chiese vestiti da sfoggiare, chi galanterie per la testa, chi belletti per la faccia. Per ultimo disse a Zezolla: e tu, che vorresti? E lei: nient'altro se non che mi raccomandi alla colomba delle fate. Partì il principe, fece gli affari suoi in Sardegna, comprò quanto gli avevano chiesto le figliastre e Zezolla gli uscì di mente. Ma imbarcatosi, la nave non riuscì a staccarsi dal porto. Il padrone del vascello, intanto, vide in sogno una fata che gli disse: non potete staccare la nave dal porto, perché il principe che viene con voi ha mancato la promessa alla figlia. Allora il principe andò alla grotta delle fate e, raccomandando loro la figlia, chiese che le mandassero qualcosa. Così dicendo, la fata gli diede un dattero, una zappa, un secchiello d'oro e una tovaglietta di seta. Il principe si congedò dalla fata e si avviò verso il suo paese e diede a tutte le ragazze quanto avevano richiesto. Zezolla piantò il dattero in un bel vaso di coccio, lo zappava, lo innaffiava e con la tovaglietta di seta lo asciugava mattino e sera. Ne uscì fuori una fata dicendole: che desideri? Zezolla le rispose che qualche volta desiderava di uscire di casa, ma non voleva che le sorelle lo sapessero. Replicò la fata: allora vai vicino al vaso di coccio e di: dattero mio dorato, con la zappetta d'oro t'ho zappato, con il secchiello d'oro t'ho innaffiato, con la tovaglia di seta t'ho asciugato, spoglia a te e vesti a me. Un giorno di festa, essendo uscite le figlie della maestra tutte agghindate, Zezolla corre subito al vaso di coccio e, dette le parole insegnatele dalla fata, fu agghindata come una regina. Andò dove andavano le sorelle, che fecero la bava alla bocca per le bellezze di questa splendida colomba. Ma come volle la sorte, capitò nello stesso luogo il re, il quale, visto la straordinaria bellezza di Zezolla, ne restò subito affascinato e disse al servitore più fedele di seguirla. Ed ecco che Zezolla si mise a correre con tanta furia che le cascò una scarpa. Il servitore la raccolse e la portò al re, raccontandogli quanto gli era successo, e lui, presala in mano, disse: se le fondamenta sono così belle, cosa sarà la casa? Così dicendo lanciò un bando che tutte le femmine della città vengano al suo palazzo. Venuto il giorno stabilito, arrivarono tutte le femmine e il re provò la scarpa una per una, ma non trovando piede che ci andasse a sesto, disse: tornate domani e non lasciate nessuna femmina in casa, sia chi sia. Così il giorno dopo tornarono tutte e venne Zezolla. La scarpa non s'era neppure accostata al piede di Zezolla, che si lanciò da sola al suo piede. Allora il re corse a stringerla forte tra le braccia e le mise la corona in testa. Le sorelle, vedendo ciò, piene di rabbia, se la firarono verso la casa della mamma, confessando che è pazzo chi contrasta con le stelle.